siamo a Scopello e ci stiamo mangiando pane cunzato. Cunzato? Cunzato. No, cunzato. Ah, se bello è bello. Eccolo qua. Dentro si sta pomodoro, origano, acciughe, ma io me lo so fatto senza. E non mi ricordo, olio, insomma. E poi abbiamo preso delle sfogliatelle. Di ricotta. Non sfogliatelle, ma panzerotti. Comunque, roba buona. Allora, qua siamo nella piazza di Scopello adesso. Che è sto fascio di luce che c'ho? Sto laser. Un laser. Ma qua si dice che questo paese prende il nome dagli scogli, dai due faraglioni, che si chiamano in latino Scopelus, in greco Scopelos. Sì, no, sei tu. Non mi ricordo bene, comunque qualcosa che sembra Scopello. La cosa bella è che, per chi si ricorda un pochetto l'Odissea, che noi ci siamo andati a ricercare su internet, questo è il posto dei Feaci. Raccontalo un po'. Chi sono i Feaci? Racconta. No, ma tu sei la maestra, sei tu che devi raccontare, cioè io sono alunno. Vedi che io ti ho detto, fammi un'interrogazione. I Feaci sono quelle persone che riportarono, quel popolo che riportò Ulisse ad Itaca. Esatto, perché Nausicaa lo trovò sulla spiaggia qua di Scopello e lo portò dal suo papà che era il re. E dopo questo grande banchetto il re decise di riaccompagnarlo ad Itaca, quindi diciamo che il paesino è molto piccolo ma molto carino, si mangia bene. Ci sono mangiati il pane cunzato. Che buono, mamma mia ragazzi. Buono, bella bestia di panino. Sì, enorme, 3,50 euro, dopo vi mettiamo le indicazioni dove andarlo a prendere, molto sì, buono. Un posto un po' nascosto. Vabbè, il paesino è minuscolo, è piccolo, piccolissimo. Senti, ingresso, come si fa girando così con la così, mano? Così, con la mano. Questo ingresso qua. E poi c'è questa piazzetta e un po' di ristorantini. E stop, finito Scopello, siamo parcheggiati proprio all'ingresso del paese. 10 euro il parcheggio per i camper senza nessun servizio, però vabbè, domani andiamo alla riserva dello Zingaro che sta qua a 2 km sì. Ingresso e basta, ci sentiamo domani. Andiamo. Quanto gli mettiamo? 5 6 dai 6, incoraggiamento. Ciao, ciao.